C'è un assessore alla sicurezza? Lei lo conosce? Lei lo conosce? Sa chi è l'assessore alla sicurezza adesso? È il sindaco. L'ha mai visto? L'ha mai sentito sto cavolo di Cristiano intervenire su queste cose? Mai. Mai. Se qualche volta, quando specialmente la sera e anche la notte, ci fanno le corse. Ci passano a 200 all'ora qualcuno. Sono tanti anni che gli abitanti di Pratantico segnalano il problema dell'alta velocità e della pericolosità della strada che vedete alla mia destra, questa è la 69, la strada che collega Arezzo con il Valdarno. Gli abitanti di Pratantico non possono scegliere, hanno soltanto questa unica arteria di collegamento, ma purtroppo per il momento nessuna risposta. Pratantico ha tutto sulla strada, dalla chiesa come vedete, dalla posta, dal bar, dalla scuola, è tutto in mezzo alla strada, quindi sono veloci, quindi succedono incidenti in continuazione. Io da come mi ricordo, dagli anni 70, qui c'è stata una decina di morti, in un chilometro e mezzo di strada, quindi vedete voi, noi si è fatto un sacco di richieste, però non c'è stato mai fatto un granché. È un centro abitato anche in maniera piuttosto importante, quindi bisogna andare piano, c'è poco da fare. Se però il comportamento degli automobilisti, insomma, non risponde, voi chiedete i dissuasori, che ad esempio... Oppure anche la riattivazione dell'autovelox, sì. Si sono chiesto l'assessore Casi, che è venuto direttamente sul posto e ci ha promesso che avrebbe fatto qualcosa. Infatti, non so se avete visto, sul giornale c'è due articoli che, per tanti indicatori, avrebbero rimesso questi autovelox. I dossi non si possono mettere perché la legge non ce lo consente. È una strada provinciale. Perché è una strada, ma insomma io non ci ho capito un granché, solo che se la ribattono tra la provincia e il comune. Qui si parla di una storia che parte dalla lettera della Proloco di anni fa, cioè quello che ci rammarica di più, ma che ci indispettisce anche adesso, è il fatto che non è che non sanno, tutti sanno in amministrazione comunale e tutto quanto. Loro sanno tutto perché già la lettera della Proloco di qualche anno fa, poi ci sono state mandate lettere di cittadini, di paesani, diciamo, singoli al comune di Arezzo, quindi al sindaco, al presidente della provincia, al comandante dei vigili urbani, sono state mandate a tutti. Che qualcuno si fosse degnato perlomeno di rispondere. Facciamo qualcosa, non facciamo niente, ma perlomeno di prenderci in considerazione. È questo che più... Io mi chiedo, ma se queste persone avessero la loro famiglia, i loro figli, sulle strade come noi, a rischio tutti i giorni di un incidente o a rischio dell'alta velocità, si comporterebbero così oppure magari prenderebbero la cosa più in considerazione? Io stesso, lì davanti a casa mia, anch'io sto lungo la strada, mi dettero una sberla con la macchina, stavo rientrando a casa regolarmente, ho messo la freccia, t'arriva uno, le 10 di sera, io quanto facevo non lo so, io non l'ho nemmeno visto. A me mi dette una sberla, mi porta a 30 metri. A 30 metri, ero sulla strada che giravo, entravo nel mio cancello, che dovevo fare? Allora, chi bisogna proteggersi anche dalle corriere che vengono dal Valdarno? Oh, quelli camminano, non fanno mica discorsi. Ma è roba da matti. Noi ci troviamo alla casa. Oh, sono abita lungo la via. Anche mezzi pubblici. L'unici che non vanno sono quelli là perché devono fermarsi, cioè le fermate, vedrai che. Ma per il resto qui, quelli che passano di qui, camminano. Le autobus. Mezzi pesanti. E come si fermano quelli? Chi li ferma? Chi li ferma? La strada è questa, la situazione è questa e ci devono essere anche eccezioni per queste situazioni eccezionali. Punto e basta, non rompano tanti stivali. E se c'è uno che pensa alla sicurezza Arezzo, si svegli. Cavolo! A me sono problemi sempre con i tribunali, non è mica un problema nostro, è un problema suo.